Facciamo un breve consuntivo di quanto è successo fino adesso, e lo fa Raniero, in modo da darvi un'informativa su alcune problematiche e alcune cose che sono andate molto bene, che stanno andando molto bene. Poi ragioniamo, vi diamo alcune indicazioni sulle attività che andiamo a intraprendere tra poco, insomma quelle successive, e poi vi facciamo una presentazione del modello per le strategie. Ok. Quindi se siamo d'accordo, se tutti siamo d'accordo, io darei avvio alla riunione, passerei la parola a Raniero che ci illustra un pochettino di riflessioni che noi abbiamo fatto. Vi ripeto quello che stavo dicendo prima, stiamo parlando di un percorso formativo che stiamo facendo tutti insieme, è stato fatto da una parte da degli incontri, ex cattedra, da faccia a faccia di formazione. Ciao Piero, buonasera, che abbiamo sostenuto nella prima parte l'azione 1, e poi una formazione in campo, ossia facendo quello che stiamo facendo adesso. E quindi per noi è importante essere consapevoli di quello, tutti insieme, di quello che va bene, di quello che va male, di dove si può migliorare, perché noi in corso d'opera stiamo già modificando alcuni aspetti della nostra organizzazione in ragione sia alla necessità di mantenere quello che abbiamo definito nel programma di lavoro, perché dobbiamo rendicontarlo, però sia anche di adattarlo a quelle che sono le situazioni che mano a mano si vengono a creare. Quindi, Rani, massimo 10 minuti, vai te. Allora, buonasera a tutti. Sì, cercherò di stare anche al di sotto di 10 minuti. Che cosa è successo fino ad oggi? Insomma, intanto oggi, ricordiamocelo, stanno partecipando gli attivatori di tre grandi città, Genova, Roma e Bologna. Ed è un fatto questo stesso, insomma, già interessante da porre all'attenzione perché le grandi città si sono comportate diversamente rispetto a diciamo realtà più locali, più puntuali sul territorio. Certamente il tentativo di andare più ampio del termine di persone, diciamo, non direttamente conosciute o indirettamente tramite magari associazioni a noi vicine, ha creato delle difficoltà ad avere una risposta attiva. Questo perché, come ovvio che sia, nelle grandi città ci sono tante proposte, tante iniziative e quindi un effetto di diluizione che certamente, insomma, ci ha in più di un caso un pochino affaticato. Ciò nonostante, al di là del fatto, questo, insomma, credo che sia interessante sottolinearlo, che anche quando abbiamo intercettato poche persone è sempre stato interessante ascoltare quel che avevano da dire, quello che è emerso sicuramente è stato comunque un contributo utile da sfruttare, ma sottolineerei poi quella che è stata la capacità di risposta, prendo il caso appunto di Genova e Bologna, rispetto alle difficoltà del primo appuntamento, di riorganizzarsi per una seconda iniziativa che poi ci ha condotto ad avere una maggiore partecipazione. Ovviamente la maggiore partecipazione, la sottolineo, diciamo, per evidenza a noi tutti, non è solo perché dobbiamo essere più contenti che non siamo da soli, ma perché l'efficacia del laboratorio ovviamente è centrata grazie anche al maggior numero di contributi che ci provengono, anche senza esagerare, perché poi non sono del tutto gestibili. Questo è sicuramente un primo aspetto significativo, almeno per le aree appunto che oggi sono state convocate. Altri temi, sicuramente c'è una diversità, questo lo sapete, insomma, l'avete registrato anche nelle fasi precedenti di formazione, in termini di numeri di attivatori sulle diverse regioni. E ovviamente anche questo comporta una diversa capacità di risposta a seconda di un gruppo, come dire, che riesce a interagire con snellezza e continuità rispetto a numeri che invece sono più ampi e che quindi pongono delle maggiori difficoltà di coordinamento. In tal senso c'è chi ha una maggiore esperienza, una maggiore attitudine e quindi riesce con maggiore continuità a garantire questo risultato. Sottolineerei, visto che ci stavamo interrogando anche sulle metodologie, come dire, di risposta a giornate come questa e a tante altre,
che anche in questo senso la facilitazione interna al gruppo degli attivatori ovviamente è un elemento significativo, perché altrimenti non abbiamo strumenti che valgano se non c'è, come dire, appunto una spinta in questo senso al refresh continuo, alla facilitazione per l'appunto, o meglio ancora all'attivazione. La continuità, che ovviamente per noi è più pressante, quindi anche più sollecitante se volete, per voi è più diluita nel tempo, viene alimentata proprio se in qualche misura teniamo a mente gli appuntamenti, le scadenze e quindi naturalmente la continuità del lavoro. Mi pare che uno degli aspetti interessanti che è emersa su tutte le piazze italiane, quindi al di là di quelle che oggi sono coinvolte in questo momento di confronto, sia stato l'ascolto come metodo che abbiamo praticato nei laboratori. Credo che possiamo dirci che la capacità di ascolto è stata, se volete, la metodologia più dirompente che siamo riusciti a promuovere e che ha dato maggiore successo. Le persone hanno voglia di essere ascoltate e quando gli si dà la possibilità di esprimersi senza costringerle, danno una restituzione interessante. Dico questo perché uno degli elementi che in taluni casi un po' ha frenato è, pur comprensibile, il desiderio di alcuni di intervenire durante la fase di ascolto, questo un pochino limitando la possibilità naturalmente dei partecipanti di darci una restituzione piena. Faccio un esempio concreto: se le persone vengono lasciate libere di esprimersi, probabilmente ci dicono anche quel che temono non essere interessante. Se noi, con l'intento paradossalmente di sollecitarle, invece le interrompiamo, in quel momento perdiamo il carpe diem e le persone si autocensurano. Quindi questo è un aspetto che credo possa essere stato utile in termini di comprensione nell'esercizio del laboratorio, come anche in senso più generale, l'esigenza di essere maggiormente tutti noi proattivi nell'assumere informazioni. Un elemento che noi stiamo toccando con mano e l'avete anche visto o lo state vedendo nella fase di restituzione. E che abbiamo l'esigenza talvolta di fare un passaggio di approfondimento rispetto al primo laboratorio, quindi come dire una sottolineatura, un approfondimento per l'appunto di quello che già è stato richiesto durante il laboratorio, perché quanto è emerso dal laboratorio non è stato registrato sempre in modo completo. Questo che significa che se le persone ci danno una segnalazione e noi in qualche modo le sintetizziamo in modo estremo, anche quando la segnalazione va un pochino interpretata e corredata da elementi utili a poter trasferire poi il senso di quella stessa segnalazione. Quindi non dico in senso stretto quando ci segnalano un monumento di interesse, ma quando ci segnalano un problema, ovviamente abbiamo bisogno di articolare meglio quell'informazione in modo di comporre, nel caso di specie, ovviamente la mappa di comunità con una maggiore definizione. Questa cosa appunto ci sta comportando ovviamente a fare questa fase di approfondimento ed è utile che ce lo diciamo perché credo che faccia parte di questa esperienza comune di formazione e quindi di comprensione delle dinamiche. È ovvio, sottolineo questo, poi non credo che ci sia molto altro da aggiungere, non vorrei rubare tempo, diciamo, visto che abbiamo iniziato anche con qualche minuto di ritardo. Questo ce lo diciamo perché, in particolar modo, quando i numeri a livello locale, a livello di singola regione, di attivatori sono particolarmente elevati, ovviamente ci
chiede un impegno maggiore a tutti insieme, e quindi ritorno anche alla dinamica naturalmente extra laboratorio, di continuità del lavoro, di raccordo tra responsabile operativo e singoli attivatori, di sollecitarsi maggiormente naturalmente a contribuire. Perché dico questa cosa? Perché se poi perdiamo l'occasione nel caso specifico del laboratorio, ovviamente poi facciamo fatica a recuperare le cose che magari in quel momento la sensibilità di ognuno di noi potrebbe cogliere e portare a contributo. Penso che sia nella complessità del progetto questa transizione, visto che è un termine che piace tanto in questa fase storica utilizzare, quindi nella transizione che stiamo compiendo di questa prima fase, che è appunto conclude le mappe di comunità e ci traghetta verso le strategie, credo siano tutti elementi diciamo da acquisire, che ci portiamo come bagaglio anche nel secondo passaggio, che sarà altro elemento, insomma, piuttosto impegnativo, probante, quanto stimolante. Io non aggiungerei altro, Adriano, a meno che non ci siano elementi particolari che ritieni sia significativo sottolineare ulteriormente. Grazie, Dani. Per adesso direi bene così. Intanto saluto Lorenzo e Ileana che sono arrivati, e MM che sia Marco, insomma, immagino. E vi prego, se potete, ovviamente, gli attivatori, di aprire il video, così ci vediamo. Che scusa, Graziano, ma sono in servizio, quindi non posso. Non ti preoccupare, non c'è problema. Per chi può, insomma, non ci sono tanti impedimenti di tutti i tipi, come volete, però se per coloro i quali possono aprire il cose, che è carino, così vi vediamo, ci vediamo, un sorriso vostro ci rincuora del nostro lavoro. Allora, adesso andiamo a vedere che cosa succede. Allora, voi l'abbiamo capito, abbiamo detto tante volte, che è un percorso che stiamo facendo insieme di crescita, quindi di lavoro comune, e piano piano questo lavoro comune comincerà a diventare un po' più intenso, nel senso che a noi, per esempio, ci farebbe molto piacere discutere con chi vuole, tra gli attivatori, di quelli che sono i risultati del primo giro di incontri. Solo che ci abbiamo un problema, nel senso, noi ci incontriamo con ciascuno, con ogni gruppo, diciamo una volta ogni 20 giorni, 25 giorni, però in realtà noi tutti i giorni lavoriamo con qualcuno, perché i gruppi sono 20, e questo per noi è un elemento. Anche oggi volevamo avere un vostro riscontro in qualche forma, non lo possiamo fare perché non abbiamo le modalità in questa sede, che vi vorremmo informare di come stiamo impostando le cose, però non vorremmo perdere questa occasione. Allora, noi che cosa ci stiamo inventando? Ci stiamo inventando due cose. La prima è quella di richiedere a chiunque sia interessato, degli attivatori ovviamente, di mandarci una mail a Graziano, in cui Graziano può, per conoscenza anche a noi come volete, in cui dichiara la sua disponibilità ad avere, a partecipare a questi momenti di verifica e di bilancio di quello che si può fare, in maniera tale che noi possiamo con loro approfondire un pochettino, ragionarci un po' sopra per vedere se abbiamo sbagliato qualche cosa, se si può migliorare, e crescere nella modalità di un lavoro congiunto, che mi sembra una cosa carina. Dato che noi sappiamo che gli impegni sono tanti di ciascuno, stiamo predisponendo anche una scheda che vi inviamo a tutti quanti, a tutte 100, per capire, quando parlo di 100 parlo degli attivatori, in modo che chi non può partecipare ma vuole darci una sua opinione, un suo ragionamento, è possibile che ce la segnali. Un'altra cosa che ci limita molto in questi nostri rapporti è il fatto degli orari, perché ovviamente voi tutti lavorate mi auguro che voi tutti lavorate, insomma, è un auspicio che faccio prima, e quindi gli orari che sono orari serali. Ecco, noi da qui a settembre, diciamo a tutto luglio e più 2 settimane di agosto, ce l'abbiamo tutti occupati, nel senso che noi la sera ci abbiamo già mediamente tra i 3 e i 4 incontri a settimana. E non gliela famo, ovviamente, sia per una questione proprio di tempo lavoro, ma sia anche per una questione umana, nel senso non gliela facciamo. Per cui vi pregherei, in questa risposta che voi ci date, anche di pensare orari differenti, per capirsi, in cui noi, se ce l'avete, in cui che possano essere le 7 di mattina, noi siamo anche a disposizione per orari anche, insomma,
prestino la mattina, però no, gli orari serali abbiamo finiti, ecco perché. Poi a settembre partiremo un'altra volta con gli altri incontri, e quindi anche a settembre, già adesso abbiamo già una decina di incontri già stabiliti, se ci possiamo incontrare sotto, solo dopo le sei, o insomma a quest'ora, vedete che è già uno sforzo per tutti a quest'ora, e noi non ci abbiamo più orario a disposizione. Quindi vi inviterei, ciascuno di voi, a segnalarci orari, casomai parlandone anche con il responsabile per vedere se qualche gruppetto, insomma, all'interno degli attivatori può anche minoritario, non è problema che ci siate tutti, però che ne so, con una mattina alle 7:30, alle 8, non lo so, sto inventando, sono alle 2 del pomeriggio che uno c'ha un'ora di pausa. Noi cercheremo di fare delle riunioni brevi in cui però scambiamo due parole, facciamo delle verifiche di quello che stiamo facendo e cominciamo a lavorare un po' più insieme. Adriano, scusami, come accennavamo, diciamo che questo tuo invito ovviamente a noi ci può aiutare in senso orientativo. Ovviamente faremo anche un altro tipo di operazione, nel senso che noi abbiamo degli spazi in cui comunque sia dei momenti di coordinamento li sviluppiamo, e ovviamente potremo, a chi segnala la propria disponibilità, segnalarli per coinvolgerli attivamente. Quindi, insomma, cercheremo di utilizzare una doppia matrice per darvi più spazio di partecipazione, laddove naturalmente questo, ecco, forse Adriano è meglio sottolinearlo per non generare equivoci, non è un obbligo, è una possibilità, è una disponibilità maggiore che stiamo mettendo sul piatto, insomma. Sì, esattamente, Danilo. Cioè, noi, per quanto riguarda le attività che stiamo facendo, noi siamo tranquilli, nel senso, questo è l'impegno che abbiamo stabilito, ci vediamo adesso, poi facciamo l'altro incontro di strategie, poi facciamo l'elaborazione, la facciamo come gruppo, e poi c'è la restituzione. Quindi il percorso che noi abbiamo detto è quello che ci siamo detti. Però se c'è qualcuno che ha interesse, che ha piacere, che ha tempo, che ha disponibilità, che gli fa piacere ragionare con noi, o che vuole presentare delle osservazioni, delle problemi, noi dobbiamo aprire altri spazi, perché questi spazi che noi in questo momento abbiamo aperto non sono sufficienti. Ovviamente non possiamo andare a occupare tutto il nostro tempo per questa operazione, anche perché abbiamo dei tempi di riflessione, di elaborazione dei dati, di elaborazione delle informazioni, per cui cercheremo poi di organizzarvi. Però per coloro i quali hanno, a parte la scheda, che comunque è un sistema di interazione, perché così ci dite pure che ne pensate anche non in presenza, riempite la scheda, noi la elaboriamo e vi diamo una restituzione anche della scheda. Però se c'è un desiderio, una volontà, un tempo dedicato in cui volete parlare, coordinatevi un pochettino tra di voi, cerchiamo di stabilire degli altri orari e avanti ancora di più, nel senso che aggiungiamo valore a questo percorso che stiamo facendo, perché comunque per noi un'interazione creativa con voi è un elemento di qualificazione ulteriore del lavoro, no? Quindi voi siete gli attivatori, non c'è solamente una restituzione come quella che si fa con gli altri cittadini che partecipano, ci può essere un'interazione in cui poi acquisite altri strumenti, ma acquisiamo insieme altri strumenti con cui lavorare insieme. Questo è un primo ragionamento. Un secondo punto che vi volevo fare è che noi abbiamo un po' sofferto in questa fase di restituzione dei ragionamenti, perché in realtà non abbiamo avuto la disponibilità di avere i vostri appunti. Vi ricordate che all'inizio dicevamo che poi le persone che erano presenti, in particolar modo tra gli attivatori, dovevamo individuare delle persone, qualcuno di voi che prendeva degli appunti e che ce le restituiva. A noi non sono arrivati questi appunti. Possono essere degli appunti perché l'avete presi lì, o sono degli appunti di memoria vostri, però ci farebbe piacere averceli, perché questo arricchisce il ragionamento che noi stiamo facendo, perché può essere che ci siano sfuggite delle cose. Voi sapete che in quasi tutte le situazioni in cui abbiamo partecipato, a parte Raniero che ha i suoi appunti, perché, però insomma, stiamo lavorando insieme, quindi ci farebbe piacere anche avere queste vostre indicazioni. Però molte volte il gruppo di lavoro che era da remoto non è riuscito a interagire, voi per la rete, voi per un sacco di questioni che non ci stavano, voi che non c'erano le attrezzature. Quindi di fatto noi abbiamo dei qualificati appunti di Raniero, però ci farebbe piacere aggiungere i vostri. Voi come potete fare? Per punti farci un Word, un piccolo promemoria, una nota in cui per punti ci segnate quello che per alcune cose che voi sono emerse, guardando le restituzioni che vi abbiamo dato, che vi stiamo dando a secondo i periodi, aggiungete qualche cosa, se c'è qualcosa da aggiungere, o mettete delle riflessioni che voi avete fatto, però
Ovviamente non sono personali, sono in ragione di quello che è emerso, quindi di quello che è stato detto in sede di laboratorio. Ce le mandate per punti, non c'è problema, anche se sono scritte male, non è un problema questo qua, con nome e cognome, che è un altro elemento di arricchimento di questa restituzione che stiamo facendo. Un'altra cosa che potrebbe essere interessante, ma questo anche per voi attivatori nei confronti degli altri che partecipano al laboratorio, che hanno partecipato al laboratorio, è quella di chiedere alle persone, che è una cosa molto semplice, di fare delle foto sui problemi e sulle risorse del territorio che loro vedono. E le possono fare con il cellulare, mandarcele in Facebook, come insomma una cosa semplice di questo genere. Però è un sistema anche di attivazione di coloro i quali hanno partecipato al primo laboratorio e al secondo, perché questo è il primo incontro e al secondo, e che possono fare una cosa molto semplice da fare, che però li vede partecipe anche in un tempo di assenza nostro, perché tra l'uno e l'altro comunque passano 2 mesi, che è una cosa che può essere carina, interessante, e che noi possiamo portare all'interno dei fascicoli delle elaborazioni che abbiamo fatto, come l'occhio dei cittadini, per capirsi, rispetto a quello che si è stato detto all'interno del laboratorio. Quindi vi riassumo queste 3 cose, che poi vi arriverà una nota che faremo noi, vi manderemo, di riassunto di questa giornata. Di questo incontro. Allora, noi vogliamo ampliare, stiamo rispondendo a quelle che sono le specifiche della convenzione, quindi stiamo tranquilli. Il vostro impegno è determinato già precedentemente nelle modalità in cui ci siamo detti, quindi oggi fa parte di quelle modalità. L'incontro prossimo di restituzione, dove siamo già al quinto, ce ne abbiamo altre 15 da fare, di restituzione del primo laboratorio, poi ce ne abbiamo 20 di nuovo in presenza per quanto riguarda le strategie, lavoro del gruppo di lavoro, restituzione delle 20 da remoto. E poi abbiamo il piano, ok? Va bene. Quindi questo è quello che dovete fare come impegno. Noi abbiamo visto anche che c'è molte persone che ci hanno chiesto di attivarsi di più, e quindi mi abbiamo detto, per carità, va benissimo, noi siamo contenti, quello è il minimo, diciamo, che dobbiamo fare in risposta di quelle che sono le richieste da parte del capitolato, insomma, delle specifiche tecniche del progetto, però possiamo aggiungere delle cose. E quindi vi proponiamo queste cose. Prima di ragionare un po' insieme, se vogliamo interagire un poco di più per quanto riguarda la verifica e il bilancio di quanto stiamo facendo, possiamo individuare, e scambiare 2 parole, possiamo individuare degli altri orari all'interno delle quali poter parlare. Noi e discutere insieme. Noi in tutti i casi vi mandiamo una scheda che tutti gli attivatori possono compilare anche da remoto, insomma, senza bisogno di partecipare alle riunioni, in cui chiediamo una valutazione, una verifica, insomma, un po' di cose. E questa è una cosa. Poi, dopodiché, vi chiediamo quello, come si chiama, gli appunti, quindi i ragionamenti che voi avete fatto, le note più che i ragionamenti che avete fatto, se ce le mandate con un file di Word molto semplice, per punti, anche scritti male, non vi preoccupate, però insomma in maniera tale che noi abbiamo più elementi, perché questi ci sono un po' mancati, questi elementi. Ed infine, se vogliamo mantenere un po' più di continuità all'interno delle persone che hanno lavorato con noi, in questo periodo, che hanno partecipato ai laboratori, potrebbe essere interessante stimolare a queste persone che hanno partecipato a fare una raccolta fotografica di secondo loro quali sono le risorse e quali sono i problemi. In questa maniera, questa è una cosa molto in uso in tutto l'associazionismo, ossia quello di attivare le persone con cose semplici, che però non affaticanti, perché uno cammina per strada, che però gli mantengono non solo la memoria sveglia di quello che sta facendo, ma che possono in qualche maniera poter avere una partecipazione diretta, perché poi la foto noi la possiamo pubblicare, quindi lui, insomma, se vogliono le foto possono essere commentate. È una cosa semplice che non affatica molto, che però può dare continuità al lavoro che noi ci abbiamo con loro, perché immaginatevi che se noi comunque ci vediamo di più di quanto voi incontriate i cittadini, per cui i cittadini ci vedono veramente una volta ogni 2 mesi e mezzo, 3 mesi, insomma, che è tanto, capito? Per cui bisogna in qualche modo tentare di tenere un trade union. Fine di questo ragionamento che vi abbiamo fatto. E poi aggiungerei, Adriano, anche per avere qualche foto in più, è bella, no? Perché non sempre le foto scattate magari sono state scattate nel giorno giusto, la luce magari era pessima e non ci aiutano a restituire, diciamo, quello che vogliamo significare. Poi, oltre a questo, dato che questo è un percorso di crescita comune,
Noi su persone, su attivatori che hanno una disponibilità maggiore e altre cose, poi costruiamo delle questioni specifiche, però col tempo, nel senso che non è che dobbiamo fare tutto insieme. Io parlo di attivatori, nel senso non individualmente, possono essere gruppi, però insomma in qualche forma possiamo poi, il metodo è questo, ma poi possiamo adattarlo, possiamo poi trovare delle situazioni anche differenti, anche di promozione dell'associazione, possiamo fare altre attività sempre connesse all'interno di questo ragionamento che possono essere fatte. Ma questo è, come si dice, è a gentile richiesta, nel senso nel momento in cui c'è un interesse da parte vostra, di qualcuno di voi, a fare queste cose, noi siamo a disposizione, rientrano nell'ambito del ragionamento progettuale, nella fase finale, quindi di crescita complessiva, però possono essere anche avviate piano piano col tempo, eh? Quindi a disposizione, tranquilli, ne parliamo. Noi abbiamo già alcuni che ci hanno già segnalato alcuni interessi su questo tema, cioè di mettersi un po' più alla prova, organizzando attività ulteriori, che sempre connesse, ma ulteriori. Un'altra cosa, e finisco per questa parte, e poi farei un giro comunque di tavolo per sapere che ne pensate. E un'altra cosa è che noi stiamo, nell'ambito della stessa metodologia, facendo delle articolazioni specifiche, per cui tipico è il caso di Roma, no? Dove abbiamo leggermente modificato l'assetto, la struttura, metodologica, in ragione della necessità di un contesto che è abbastanza complesso, il quartiere Bastoggi, che è un quartiere molto complicato a livello sociale, è piccolo, ci sono circa 2.000 persone, questo lo dico per la contezza degli altri, però è un quartiere molto complicato, ci sono delle tensioni sociali, delle grandi difficoltà umane, insomma c'è di tutto. E stranamente l'ambiente invece è molto bellino, nel senso che è una zona periferica piacevole da vedersi, c'è un bel panorama, gli edifici sono belli, però sono occupati da 25 anni, per capirsi. Insomma, non c'è rumore, l'aria è pulita, non c'è traffico, insomma, c'ha tutte le caratteristiche per essere un posto che qualifica la vita delle persone, però in realtà non avendo risolto questo annoso problema di chi sono le case, se la casa è di chi l'abita, come diceva un'antica canzone libertaria del 1800, ed è un vile chi l'ignora, aggiungevo, o se no, se sono di proprietà del comune o di chissà chi altro potrebbero essere. Ok, quindi in quel caso noi abbiamo tarato una metodologia un po' differente, perché per esempio lavoriamo solamente in presenza, perché la parte, informatiche, rapporti con la molto molto base, e per cui abbiamo difficoltà poi a ipotizzare che noi possiamo lavorare da remoto con le persone che abbiamo visto il primo giorno e che conoscevamo abbastanza. Su questo, per cui noi ci organizzeremo un piccolo incontro comunque su Roma, prima di andare al nuovo incontro, per sapere come organizzarci. Questo è Raniero che vi chiamerà, insomma, e cercheremo di capire. Anche perché abbiamo saputo che questa, scusate, è una cosa molto proprio romanocentrica, nel senso molto romana. Abbiamo parlato con una professoressa che ha già lavorato in area, e quindi io vorrei sapere se quelli dell'area come la percepiscono, perché la Sapienza ha fatto quasi 3 anni di lavoro lì, e con gli antropologi, i medici, i dottori e con alcuni architetti, ed è quello praticamente con cui hanno beccato i finanziamenti per il campetto. Però noi sappiamo come la pensa l'università, dobbiamo capire come i cittadini l'hanno percepita questa storia, prima di spenderci il fatto che li conosciamo, che potrebbero continuare a lavorare con noi e via discorrendo. Va bene, questo lo vediamo nella prossima incontro. Facciamo un rapido giro, sono le 5:10, abbiamo tutto il tempo, facciamo un rapido giro su quello che ci siamo detti, come ne pensate, cosa. Intanto è arrivata anche Barbara, che noi salutiamo affettuosamente. E, dai, ditemi un pochettino. Che ne pensate? Se questo nuovo ragionamento che stiamo facendo risponde anche alle vostre esigenze. Vai, Marco, Francesca, Ileana, raccontatemi.
Vabbè, parto io perché mi hai detto come primo nome, Marco. No, avrei evitato, no, scherzo. E niente, sono d'accordo sia sulla maggiore partecipazione, sia su tutto quello che è stato detto fondamentalmente. Nel senso, niente, d'accordo su tutto, basta. Allora, mi aggancio a Marco per dire che sugli orari sono d'accordo sul trovare strategie più creative, tipo pausa pranzo dalle 8 alle 9, questi aspetti qua. Magari quando scriverò, cioè mi sono già appuntata di scrivervi appunti, orari e sul discorso delle foto, vediamo, non so quando e se riuscirò, però appunto è un discorso di gruppo, quindi non ne farei una questione individuale. Una cosa sola non mi è chiara, noi abbiamo il prossimo incontro con loro il 22 luglio. Quindi, se ho capito bene, tra oggi e il 22 luglio faremo un altro prepassaggio di gruppo per capire come gestirlo. Sì, vorremmo fare così, sì. Anche rapida, anche un'oretta, insomma, non ci sono problemi, Ho capito, però un attimo insomma. l'indicatore. C'è tutto il problema della restituzione, di capire poi se cambiamo luogo, perché vi ricordate l'altra volta noi ci siamo lasciati con alcuni dei cittadini che dicevano che volevano forse farlo in un'altra stecca. E queste cose noi dobbiamo saperle, ragazzi, non è che possiamo andare il giorno 22 e trovarci, che ne so, altre persone che sono agitate o che cosa, o che non sono arrivate dopo, che sono cavolate. Noi la situazione un pochettino bisogna conoscerla, insomma, Sì. pochettino, insomma, per carità, insomma, poi. C'è il secondo palazzo dove però rischieremo di non avere quelli del primo, cioè di avere delle persone completamente nuove, altrimenti era nata anche l'idea del luogo neutro, cioè un luogo che Questo non era neutro. dobbiamo stabilirlo, no? Perché poi noi ci siamo affezionati a Bruschetta o Volemo, per cui insomma, non possiamo fare altrimenti. Però ci sono dei progetti che in qualche maniera non vorremmo perdere per strada e poi ricominciare da capo da un'altra parte, o se no dobbiamo programmarlo, nel senso che a quel Certo. punto sappiamo che andiamo in una nuova entità, ci saranno sempre i soliti urlanti, quelli che se ne vanno, prima di calmare la situazione ci vorranno un'ora e mezza, non ci sono problemi, però lo dovremmo sapere da prima, insomma, ecco. Sì, chiaro. Ok. Grazie. Anch'io, Adriano, sono d'accordo sul coinvolgimento, sul maggiore coinvolgimento. Alcune cose già le avevo preparate proprio subito dopo l'incontro per ricordarmi anche i passaggi che sono avvenuti nel laboratorio. Quindi, a breve, comunque, appena sarà inviata la scheda, la inserirò i passaggi che avevo appuntato. E sono d'accordo sia con Marco che con Ileana con quello che hanno appena detto. Molto bene, Francesca, grazie. Rita, qualche parolina pure tua. Allora, io ho appena scritto in chat un problema che però forse mi sono persa qualcosa. Avevate in una riunione precedente detto che avreste mandato quanto avevate raccolto durante i due incontri. Io non mi risulta di averla ricevuta. È stata mandata? Perché quella è la base, se Ancora ricordo no. bene. Ancora no, Non è Rita, stato fatto. ti avevo appena risposto sulla chat, solo per Ah, dirti che qualche giorno ok. prima la ricevete e sulla scorta di quella la Ah, vogliamo ok. nell'ambito del No, dato secondo che. incontro. E poi la nostra data, dato che è il 18 di questo mese, quindi vedo un po' difficoltoso richiedere anche la documentazione fotografica di eventuali problemi che fossero emersi durante quell'incontro. Ho capito male? E dopo. Mi sono spiegato male io, Rita. No, allora, la cosa fotografica non è per l'incontro, può avvenire nel tempo, non c'è Un problema. qualcosa Quindi, che è successivo, ok. sì, con calma, è una forma di attivazione per delle persone, quindi non abbiamo una scadenza precisa. Per quanto riguarda invece la documentazione di risposta, ti arriverà un po' prima, perché noi in questo momento abbiamo ovviamente privilegiato l'ordine temporale del secondo incontro di restituzione, quindi abbiamo sistemato intanto i primi cinque. Nei 5 ECO e poi faremo gli altri. Casomai, se facciamo presto, può essere che ce la facciamo, vi facciamo vedere pure come abbiamo sistemato
Stargia, per esempio, insomma, per avere un'idea di quello che stiamo e quello che riceverete, che sarà diverso da Stargia, ma l'impostazione è la stessa, in modo che ci abbiate un'idea di quello che vi arriverà. Okay. Va bene, per il resto grazie. Concordo con quello che è stato detto da chi mi ha preceduto. Grazie. Ok. E c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualche cosa? Va bene, allora io farei così, se siamo d'accordo sempre. E chiederei, non mi ricordo chi mostra, Erika? Erika, ce la fai a farci vedere pure quello di Stargia, per capirsi, insomma, la restituzione? Sì, lo scarico un attimo e lo condivido okay. subito. Va bene, allora diamo un attimo ad Erika di fare questa cosa. Perché noi avevamo predisposto per presentarvi la strategia, che è un momento anche questo delicato, ma secondo noi di crescita piuttosto significativa. Adesso poi ne parliamo quando col documento che ci abbiamo. E non avevamo ipotizzato, invece è carino, insomma, interessante per tutti mostrarvi la restituzione. Avevamo dato un po' per scontato che l'avessimo già vista, invece voi non l'avete vista, perché noi stiamo facendo. Intanto... Vi dico che queste 5 incontri che abbiamo già fatto da remoto, alcuni sono andati molto bene, e nel senso che c'è stata una grande risposta, alcuni addirittura, non dico meglio del primo perché per carità, però insomma sicuramente interessante. Allora, questa è la restituzione che noi facciamo del primo laboratorio. Noi per capirci, insomma, abbiamo definito i laboratori 3, mappe di comunità, strategie e piano di resilienza, e gli incontri 2 per ogni laboratorio. Quindi parliamo del primo laboratorio e la restituzione di quello che è successo nel primo incontro. Qui stiamo parlando di Stargia Senese, che è stato il primo laboratorio avviato, e quindi noi abbiamo lavorato come se facessimo un documento di una pubblicazione, in cui questo è il primo capitolo, per capire, è ancora tutto in bozza, infatti è aperto, e si chiuderà con il piano. Quindi il documento finale è uno solo, che è fatto da 3 grandi capitoli, mappe, strategie e piano. Qui c'è la presentazione del progetto, ovviamente qui c'è in parte sono testi finti, per capirsi che debbano essere fatti, ma non è un problema adesso, sapete il testo, andiamo avanti. Questa è la spiegazione di che cos'è le mappe di comunità, le strategie, il piano e vicino il processo che si è utilizzato, in cui si parla dell'importanza dell'interazione e via discorrendo. Vai Erika, grazie. Questo è il laboratorio, in parte questi documenti sono stati, già ce l'avete, erano quelli fotocopiati, e anche qui il finto testo, e qui ci sono anche le finte foto, perché vengono messe poi le foto del singolo laboratorio fatto, quindi qui ci saranno quelle di Stargia e via discorrendo. Poi ci sono i partecipanti sono gli attivatori, qui scusate, in questa fase queste grandi frasi sono state estrapolate dalle schede che si sono riempite il primo giorno. Qui ci sono per esempio il responsabile operativo, gli attivatori e i partecipanti del laboratorio. Qui stiamo ovviamente a Stargia, sono quelli che stavano a Stargia, stiamo invece. Sulle schede noi facciamo delle elaborazioni, per esempio semplici, che sono quelle età, sesso, licenza media, livello di istruzione, ovviamente non riferite al singolo, ma riferite all'insieme delle persone che hanno partecipato. E poi facciamo delle elaborazioni rispetto alle domande che sono state svolte, quindi scusate, alle risposte delle domande scritte sul questionario, dando delle percentuali del sì e del no a secondo le domande che sono state fatte, più riprendiamo delle frasi che ci sono sembrate interessanti all'interno delle schede. Queste sono delle frasi scritte dai partecipanti al laboratorio di Stargia. Okay. Poi dopodiché si va ai temi trattati. I temi trattati, il primo tema è questo qui, ci sono sempre queste pagine in cui tiriamo fuori delle cose che ci sembrano più significative, ma sono, diciamo, più grafiche che altro, e poi le mappe di comunità. Nelle mappe di comunità, qui ci abbiamo, scusate che fermo, la restituzione del secondo incontro. Okay? Quindi passa un po' avanti, andiamo direttamente alla scheda, scusate, poi torniamo indietro. Ecco, ancora la scheda, quella finale. Ecco, esatto. Che cosa facciamo? Il primo incontro noi lo facciamo così, facciamo una nuvola di parole, che è questa qua in alto a sinistra, che sono le parole più comuni che sono emerse all'interno del laboratorio. Poi facciamo l'elenco degli problemi emersi, che sono questi. Questi sono i problemi emersi nel primo laboratorio.
Dopodiché agganciamo i problemi a gruppi intorno a quelli principali, per esempio a Staggia c'era il degrado del centro storico, asfalto, viabilità, sporcizia, servizi ai cittadini, biblioteca, presidio sanitario, e li aggrediamo tanto per dare una logica di aggregazione di queste robe. Questo è quello che avviene per quanto riguarda il primo incontro, sia sulle problematiche, sia sulle potenzialità. Torno un po' indietro. Dopodiché noi che cosa facciamo? Ritorniamo su questo, nel secondo incontro, ritorniamo su quello che ci abbiamo detto, perché segnaliamo alcune cose che... Scusa, c'hai ragione tu. Era vero. Gli facciamo vedere questo qui, che è i problemi che sono emersi, che erano quelli di prima. Le diamo delle interpretazioni che escono fuori dai ragionamenti fatti e che noi abbiamo in qualche maniera i testi, quindi dalle relazioni di Raniero, andiamo avanti. Dopodiché noi evidenziamo quello che secondo noi va approfondito, per esempio l'incuria dei giardini pubblici, una delle domande che è stata fatta, ma che cos'è? È un'incuria perché ci sta la gente che si è tossica, che butta le cose, o perché c'è l'erba alta, o perché sono vandalizzati le cose? Per esempio la chiusura del presidio sanitario che c'era, e che cosa è avvenuta? Era prima, c'era, esisteva, era frequentato, funzionava, ci sono ancora gli spazi che non sono ancora utilizzati, insomma una serie di richieste, di informative per capire. E poi evidenziamo alcuni temi, abbiamo evidenziato alcuni temi che sono comparsi su internet, ma che in realtà non sono emersi all'interno del laboratorio. Ovviamente noi li ributtiamo nel laboratorio, poi il laboratorio decide se effettivamente si è scordato, non l'aveva dato, o se non gliene può fregare di meno, come si dice. E quindi se non gliene può fregare di meno vengono tolti, se invece se ne sono scordati. Su queste robe noi dobbiamo capire che ci sono anche dei meccanismi. Per esempio, ci è capitato, che posso dire, all'Aquila, no? Dove c'è un problema gigantesco, che è quello delle case post terremotate di ricostruzione non occupate, perché il progetto casa è quello, per capirsi, di Berlusconi, dove ci sono alloggi per 14.000 persone che stanno ritornando nelle case ristrutturate nel centro storico, e questo problema non era emerso perché di fatto i partecipanti l'hanno dato per scontato, ossia non ci hanno fatto una riflessione. È come una cosa, come è successo in altri casi per un fiume molto inquinato, no? In cui di fatto non emerge perché viene dato come un deproblematizzato dal fatto che lo sanno tutti. Quindi ci sono strane questioni che possono emergere all'interno del laboratorio, vuoi per sottovalutazione dei problemi, vuoi per darli come ordinari, acquisiti, e quindi di fatto non emergono. E noi facciamo questo passaggio, che è questo, sintetico, in cui parliamo e arriviamo poi, andiamo avanti, la stessa cosa con cui siamo entrati, però definitiva. E questo lo facciamo sia per quanto riguarda le problematiche, sia per quanto riguarda le potenzialità. Questo è verde, le potenzialità. Dopodiché, su questo tema, ci sono una sintesi che faremo più tardi, ci sono delle foto, delle immagini del laboratorio, le persone che stanno lì, che chiacchiano, il video, c'è anche le foto del secondo incontro, insomma, c'è tutte queste robe qui, e c'è la mappa di comunità. Andiamo avanti, che arriva, eccola qua. Scusa, torna un po' indietro. Okay, in cui abbiamo usato una grafia più semplificata, in cui c'è il verde, prima eravamo partiti con una planimetrica solamente, adesso abbiamo fatto un po' più carina, si spera, più comprensibile, ci pare di sì, in cui in rosso ci sono le parti, i problemi, in verde tutto quello che è localizzabile, ovviamente, il resto ci sono le cose di sistema che non sono localizzabili, e che è un riassunto di quello che è emerso, una cosetta carina, ci sembra, insomma, abbastanza. C'è anche la pala del pollaiolo al Museo di Oristano, che la nominano tutti, e quindi noi l'abbiamo messa perché sembra essere una cosa a cui gli staggesi tengono molto, insomma. Infine ci sono delle foto, ok. E poi ci saranno delle sintesi di quello che noi abbiamo fatto. Qui dentro le foto, potrebbe essere interessante appunto far entrare dentro anche le foto dei nostri cittadini che hanno partecipato a questa roba. Dato che questo è un documento che non è chiuso, perché per noi adesso Staggia, con cui abbiamo fatto il nostro incontro, lo mettiamo in archivio, per capirsi questo, e poi verrà elaborato successivamente nel momento in cui andiamo a collezionare i tre pezzi per fare il piano, fare il documento di piano. Bene, io direi che questo, c'è la connessione tra risorse e problemi, che sono delle elaborazioni che dobbiamo fare. Questo lo possiamo chiudere, Erika.
Mi fai, togli la condivisione così vedo le faccette se... Ecco. Ok, ricevuto, questo è più è molto, l'abbiamo fatto molto rapidamente questa presentazione, noi di fatto quando ci incontreremo con gli altri, nel secondo incontro del primo laboratorio, presenteremo questo e verificheremo con ciascuno, quindi, se quelle cose che loro hanno detto nel primo laboratorio, secondo loro, corrispondono, insomma, sono ancora vere, debbono essere modificate, quindi è una restituzione, come si dice. E poi cercheremo di stimolare per evidenziare se ci sono degli altri elementi che non sono emersi nel primo incontro. Approfondiamo quello che è stato detto la prima volta, insomma, ok. Non è difficile, insomma, la restituzione, nel senso che noi non abbiamo aggiunto nulla, non abbiamo cambiato nulla, e quindi sono sempre loro che sono gli attori di questa principale di questa roba. Vado avanti. Andiamo a vedere le strategie. C'è una mano adesso... alzata, forse. Sì, io non vedo. Chi è? Chiunque sia, sì. Io, Adriano, Francesco. Adriano, in previsione del laboratorio del 22, per la parte delle fotografie, potrebbe essere utile ricontattare tramite Jasmine le due suore che erano lì e che ci hanno dato il contatto per coinvolgere poi le persone a fare le fotografie, così quando andremo sì. a fare la riunione. Però Francesca, non è fondamentale che noi lo facciamo adesso, eh? Lo possiamo anche dire lì. Perché anche con loro, cioè, è forse più interessante dirlo di persona piuttosto che farglielo arrivare tramite le sorine o noi. Comunque questo, appena facciamo la riunione, insomma, stabiliamolo insieme, capito Francesca? Okay. Quando sì. ci vediamo capiamo anche questo. Perché tanto per fortuna noi scadenze non ne abbiamo su questo tema, capito? Possiamo andare tranquilli. C'è sempre una delicatezza, scusa, che dico, ti faccio questa, sull'affrettare i tempi. Perché per noi l'affrettare i tempi può avere un significato, per gli altri che sono più lontani può averne un altro, e può essere anche spesso imbarazzante le cose fatte di corsa, capito? Quindi bisogna stare sempre un po' coi piedi di piombo su quello che si chiede, ragionarci insieme. Questa è la nostra idea. Ci mettiamo intorno al tavolo specificamente e cerchiamo di capire, come dici te, se è opportuno avviarli subito, se è opportuno avviarli quando ci vediamo, in modo che ci possiamo dare delle indicazioni maggiori, capito? Ok? Va bene. Grazie Francesca. Allora, andiamo sulle strategie. Ricondividiamo sempre. Oh, qui ci abbiamo proprio le slide meravigliose. Strategie di comunità. Okay. Andiamo appresso. Vai te o devo andare io? No, vedi. Allora, qual è l'obiettivo del piano di resilienza? È individuare delle azioni che possono rafforzare la comunità. Questo ce lo ripetiamo in modo tale da avercelo sempre in te. Nel senso che ci sono dei cambiamenti che vengono dall'esterno, delle crisi ambientali, sociali, la pandemia, vedete, le modificazioni climatiche, il problema dell'acqua, che per molti territori in questo momento è un problema prioritario, e in cui noi diciamo, sì, ok, questi sono problemi non generati dalla comunità che vengono dall'esterno, però se la comunità è salda, riesce a reagire meglio. Cosa vuol dire salda? Noi lo vedremo nel piano, nel senso sicuramente avere maggiori servizi alla salute, avere delle relazioni sociali maggiori, avere una produzione propria, avere una capacità reattiva e propositiva più elevata, e quindi una serie di azioni sociali, azioni amministrative e azioni proprio progettuali. Però il nostro obiettivo è quello di individuare delle azioni che possono rafforzare le comunità. Andiamo appresso. Allora, noi partiamo da queste mappe di comunità in cui abbiamo individuato problemi e risorse, quindi abbiamo detto problematiche e potenzialità. Perfetto. E questo è il punto di partenza di questa faccenda. Andiamo avanti. Questo è quello che ci siamo detti ora, per capirsi. Andiamo avanti. Mazza, com'è raffinata questa presentazione. Andiamo avanti. Ok. Questa è la mappa di comunità, l'abbiamo vista ora. A questo punto passiamo alle strategie. Allora, punto di partenza di questa faccenda. Le strategie si fanno sulla base delle indicazioni che sono emerse all'interno dei laboratori. Quindi noi non abbiamo, non dobbiamo sostituire quello che ci è stato detto. Se per esempio una persona ha parlato di marciapiedi, perché dico per di sono uscite anche queste cose, che è un elemento proprio piccolo, però
interessante. Noi i marciapiedi li lasciamo. Ovviamente se parliamo di presidi sanitari, se parliamo procedure di rapporto con le amministrazioni, se parliamo di protagonismo, più interessante. Però se è uscito fuori il marciapiede rotto, noi il marciapiede rotto lo teniamo. Ok. Allora, come ci relazioniamo con i nostri cosi? Il passaggio però che noi vorremmo fare è quello di far capire che la situazione locale è infatti una situazione che ha dei rapporti con una situazione globale. Questo è il passaggio. Senza modificare quelli che sono gli interventi, per esempio, che cosa è? Partiamo da più trucidone, insomma più semplice, il marciapiede. Vabbè, il marciapiede che cosa vuol dire? Che tu riduci il rischio di farsi male, per esempio, aumenti il decoro della città e aumenti quindi il benessere dei cittadini. Quindi il benessere dei cittadini è un obiettivo che si nasconde dietro, anzi si palesa dietro, il fatto di voler fare aggiustare il marciapiede. Però il benessere dei cittadini è un'azione globale che si sta, per esempio, facendo all'interno delle strategie delle Nazioni Unite. Quindi il fatto che una persona localmente dice che c'è un marciapiede da riparare, di fatto sta commettendosi in relazione con una problematica che è planetaria. Ovviamente, insomma, è chiaro che ci sono delle cose più importanti e meno importanti, quindi il marciapiede partecipa al benessere del cittadino in maniera limitata, però questo ci dà la possibilità di dire ai nostri partecipanti che in realtà non è che è una questione solo loro, e non solo, ma che la loro attivazione è un'attivazione che può sostenere delle politiche sociali e ambientali che sono politiche globali, e quindi dare un senso maggiore alla riparazione di questo marciapiede. Questo è il passaggio un po' più delicato, perché questo vuol dire fare un passaggio di scala senza però eliminare quelle che sono le indicazioni che sono emerse, senza cambiarle, solamente un passaggio di scala, e quindi cercare di fare un ragionamento di pensiero che sia un pensiero un po' più articolato. E questo ci consente poi di attivare delle strategie che siano delle strategie non solamente specifiche sul marciapiede, ma che in cui il marciapiede è parte di una strategia più complessa. Quindi noi ipotizziamo che il primo punto di incontro, il passaggio 1 per capirsi, che poi insomma abbiamo detto che l'attività 1 è quella di presentare quello che è successo, e quindi questo, il passaggio 1 di questa attività è presentare la mappa di comunità. Okay, ripartiamo da lì, in modo che abbiamo l'elenco, chi non c'era riesce a capire che cosa è stato fatto. L'attività 2 è invece connettere le azioni locali e quelle individuate e quelle globali, che si fa con due passaggi che poi andremo a vedere. Uno è da 17 a 4, che sarebbe sulle Nazioni Unite l'accorpamento delle cose che abbiamo fatto noi, che vi proponiamo, degli obiettivi, e il passaggio 3, dove li metto, cioè dove metto il mio marciapiede all'interno di questo scenario che abbiamo fatto nelle Nazioni Unite. Poi si va alla individuazione della strategia, che è fatta di tre passaggi. Quali strategie? E che noi proponiamo una scelta binaria per facilitare tra due possibili soluzioni, di volta in volta su tanti temi, che adesso andiamo a vedere. Il passaggio 5, come ci rafforziamo, ossia che cosa, quali sono gli elementi che ci rafforzano, quali sono gli oggetti di rafforzamento, sempre considerando sempre il marciapiede, sempre, non ce lo si accordiamo mai. E poi il terzo, il passaggio 6, che cosa manca? Ossia abbiamo detto marciapiedi, abbiamo detto alberi, abbiamo detto presidi sanitari, ma ci manca qualcosa in ragione dell'ampliamento del nostro ragionamento? Andiamo a vedere adesso che succede in più in dettaglio. Vai. La mappa di comunità è il passaggio primo, l'abbiamo visto e rivisto, vediamo se c'è il passaggio 2, da 17 a 4. Ecco. Noi siamo partiti dai 17 obiettivi delle Nazioni Unite. Abbiamo fatto semplice. Questo perché cosa lo diciamo? Le Nazioni Unite non è che noi riteniamo, insomma, contrariamente ad altri, che questa cosa ci porterà da qualche parte. No, sono già uscite da 10 anni, non ci hanno portato da nessuna parte, è difficile che ci portino. Però è per far capire che comunque ci sono altri soggetti che stanno riflettendo anche sul loro marciapiede, per capirsi, seppure non lo conoscono. E quindi noi con questi altri soggetti ci mettiamo in relazione con i ragionamenti che gli altri soggetti stanno facendo. Andiamo alla successiva. Però, dato che noi tutti insieme non riusciamo a trattare tutti questi cose, li abbiamo aggregati per quattro crisi. Quattro aree di crisi. L'area di crisi climatica, economica, demografica, emergenziale. Emergenziali sono le emergenze sanitarie e via discorrendo.
e abbiamo verificato quali sono i dei 17 che trattano appunto e sono connettibili alla crisi climatica, alla crisi economica, alla crisi demografica e alla crisi emergenziale. Dove ci sono i bianchi vuol dire che quei temi non sono in qualche maniera diciamo, riferibili a queste cose. Ovviamente i 17 che loro fanno sono più approfonditi, nel senso sono... Che cos'è questa cosa meravigliosa che hai fatto in blu? Meraviglie che ha fatto Alessandra. E che cosa sono? No, fatta viola, sono i temi che sono presenti okay. per ogni crisi. Diciamo. Ah, ok, perfetto. Quindi ci sono dei temi, bellissimi, mi è piaciuta questa cosa, questa apparizione blu. Sono i temi che sono presenti in tutti e quattro i settori. Altre cose non sono presenti, mentre altri sono presenti sempre. Ovviamente alcuni sono centrali, altri meno centrali. La città, come si chiama, è fondamentale nella crisi demografica, e come sconfiggere la povertà, la salute e il benessere, altri sono meno importanti, però comunque afferiscono alla crisi demografica. Questo viene dato per scontato, quindi è solo per capire, quindi non c'è niente da lavorare. Andiamo a quella dopo, invece, ecco, che è il passaggio 3, dove li metto? Ossia, dove li metto sarebbe a dire noi siamo partiti da questo elenco qua, che hanno fatto in laboratorio, viabilità carente in corso di abitazione. Il nostro gioco è quello di prendere, diciamo, questi post-it mentali e di infilarli all'interno di queste quattro categorie che abbiamo detto, quindi crisi climatica, crisi demografica, alcuni saranno più semplici. Per esempio, qui a Staggia c'è un ripetitore di grandi dimensioni che è schiaffato sul campo di calcetto dei bambini. Insomma, adesso per carità, non vorremmo andare a fare proprio... come si chiama, però cioè, un ripetitore fa un po' di inquinamento elettromagnetico, provo a metterlo lì, mi sembra una cosa cattiva, quindi qui si può parlare tranquillamente di una crisi sociale. Torniamo indietro, scusa. Ancora indietro, da 17 a... Okay. Per esempio sulla crisi demografica, perché questo sicuramente incide sulla salute, quindi se io i bambini li sottopongo all'elettromagnetismo non posso poi d'altra parte dire che il mio paese è un paese che sta in invecchiamento demografico, perché i ragazzini li friggo, per cui insomma non è che sto lavorando per loro. Quindi se io facessi gli spazi per i bambini forse faciliterei il fatto che oltre ai vecchietti ci siano anche una generazione futura. Se io invece me la friggo non sto pensando in questo ragionamento. Ok, e questo è uno, diciamo, più difficile, ma ce ne sono alcuni che sono più semplici: il lavoro, la mancanza di lavoro, la mancanza di attività, la questione, diciamo, tutta della salute, che sicuramente è un elemento che va dentro le crisi emergenziali, la risposta alle emergenze, ma anche nelle crisi demografiche, perché se io non garantisco dei servizi base, la gente se ne va e finisce lì la storia. Andiamo appresso. E quindi questo è il primo pacchetto di... Vai Erika, vai. Vai. A questo punto noi abbiamo infilato quello che loro hanno detto all'interno di questi quadri più complessivi. Serve, come abbiamo detto, serve solamente per mettere in collegamento una questione locale con una questione globale. Andiamo avanti. Eccoli qua, vedi che abbiamo già fatto, no? Vedi, io non lo sapevo che eravate così bravi, lo dovevo immaginare però. L'avete già fatto, insomma, quello che siamo detto. Beh, perfetto, viabilità carente, la crisi economica, il punto sanitario, e discorrere. Possono essere in più posti, capite? Quindi la crisi emergenziale, la crisi economica, possono avere anche lo stesso problema infilato in diverse crisi. Queste sono delle prove solo per far capire. Ok, a questo punto noi abbiamo il quadro complessivo delle cose che sono emerse, di come si collegano a problemi globali, e a questo punto cominciamo a dire, va bene, ma che a camma fa? Allora, dato che parlare di strategia è molto complicato, perché ovviamente è un livello è complesso, anche per il, come si è visto nel PNRR, no? E, insomma, la definizione della strategia non è semplicissima. E quindi noi che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di semplificarlo con un percorso a due opzioni. Quindi, piccole cose, vedete qui ci sono i punti sospensivi, questi possono essere arricchiti, anzi saranno sicuramente arricchiti durante l'estate. Però, per esempio, qual è la strategia? Come vuoi tu? Attendere l'intervento pubblico o diventare attivi nella ricerca di soluzioni di finanziamento? Subire o stimolare? Fare da soli o cercare alleati? Allearsi con tutti o scegliere alleati? Essere un soggetto di interesse di altri, essere un oggetto di interesse di altri o essere un soggetto protagonista? Di disinteressarsi o aumentare la pressione sui decisori, individuare quello che debbono fare gli altri o individuare quelli che possono, debbono fare gli altri e quelli che possiamo fare noi, puntare al PIL, al benessere. Adesso questo va aggiustata, ci dobbiamo riflettere un po', però il metodo è questo.
nel senso che ti diamo due possibilità e in modo tale che tu all'interno di quale strategia si discute ovviamente con loro, però gli si facilita la partecipazione su un tema che è piuttosto complesso, che manco i pianificatori spesso riescano a capire che cosa voglia dire definire una strategia e come gli interventi poi la costruiscono di fatto la strategia. Il PNRR ha costruito una strategia anche se prima non l'ha definita. Sì, l'ha definita solo nel punto di mettere in moto il meccanismo economico del paese. Ok. Invece con gli interventi ha stabilito molto di più, ha stabilito anche un percorso energetico, un percorso sociale, un percorso imprenditoriale, che invece nella strategia, nella presentazione, non era definito, così come è stato poi definito dagli interventi. Ok, come ci rafforziamo? Il secondo punto in cui vi parliamo, noi anche in questo caso è solo per capirsi, è quali sono le scelte che possono rafforzare la comunità? Il cambiamento dei comportamenti individuali, la microeconomia, il volontariato, i gruppi di acquisto, anche questa è una parte che andrà a confluire nella strategia, ma che noi lavoriamo per settori separati in modo da non destrutturare la problematica insieme, parcellizzare, in maniera tale che ci siano delle risposte parziali che poi vanno a confluire in quello che è la strategia. Ovviamente anche in questo caso è semplificativo, qua ci sarà un elenco più lungo che noi andiamo a sviluppare e poi presenteremo un giorno. Al fine c'è una volta che abbiamo terminato questi due passaggi, c'è un cosa manca. C'è qualcosa che è emerso, che non è emerso? Andiamo a vedere. E qui noi possiamo parlare, noi facciamo un elenco, questo non è un elenco che daremo a loro ovviamente, è un elenco per noi per lavorare. È emerso per esempio sulla crisi climatica, il cambiamento dei comportamenti individuali, la forestazione, la raccolta dell'acqua formale, l'efficientamento delle abitazioni, i mezzi di coltivazione, mobilità sostenibile. Se non è emerso, noi lo possiamo di nuovo evidenziare. Se, come si dice, non gliene può fregare di meno, lo togliamo. Se il laboratorio invece dice, porca miseria, questo non ci avevo pensato, perché per esempio la risposta è così per la crisi demografica e via discorrendo. Voi avete visto per esempio che cosa sta succedendo adesso? Ok. Mi sembra che poi parlo dell'acqua. Mi sembra che ci siamo. Ok, possiamo condividere. Questo è il percorso che noi abbiamo ipotizzato per quanto riguarda le strategie. Voi avete visto che cosa sta succedendo, no? Per l'acqua. Okay? Per esempio, per l'acqua a un certo punto ci manca l'acqua. E quello che dicono gli agricoltori, ma anche molti imprenditori, è quello di dire facciamo dei bacini di raccolta. Che è un tema interessante, nel senso che sicuramente è uno degli elementi che ci può facilitare. Però in realtà noi sappiamo che i consumi di acqua spessissimo derivano anche da sprechi di produzione, sprechi di distribuzione. Supponiamo che gli sprechi di distribuzione li stia trattando il PNRR, no? Che c'è una voce che è definita per quanto riguarda la riduzione degli sprechi in rete, e quindi diciamo, diamola per scontata. Però sappiamo pure che solo di alimentare tra il 30 e il 40% noi lo buttiamo, quindi vuol dire che c'è una produzione agricola agroindustriale che è eccedente rispetto al nostro uso dell'alimento stesso. Quindi c'è un problema distributivo non dell'acqua, ma del prodotto, ossia non solo dell'acqua, ma anche del prodotto. E se tu riducessi solamente del 20% gli sprechi, vorrebbe dire che tu hai ridotto del 20% il consumo dell'acqua, che non è male, no? Vale tanto un impegno per quanto riguarda la ristrutturazione delle reti idriche. Quindi il problema dell'acqua è sì un problema connesso con i contenitori, ma anche con i bacini idrici, ma anche con la gestione. Innaffiare i campi, per esempio, a mezzogiorno è una cosa che consuma una quantità di acqua molto superiore se innaffi la sera o la mattina. Innaffiare i campi con gli spruzzi da 50 metri, 100 metri è un consumo molto superiore di quello di fare le innaffiature, quelle a goccia, per esempio, no? Queste si usano per molte produzioni. E per esempio che posso dire continuare a innaffiare alcune coltivazioni che sono messe in un posto sbagliato e quindi hanno bisogno di più acqua in quel posto, mentre messi i pomodori in una zona arida, no? I pomodori si fanno in fondo valle dove c'è più acqua, o se no tipologie di pomodori, cultivar, noi avevamo 50 tipi di cultivar di pomodori, adesso noi siamo 2-3 perché sono quelli che vanno più sul mercato, però perché semmai con gli altri cultivar in Calabria o in Lombardia rendevano molto di più perché avevano bisogno di molto meno acqua, quindi c'è bisogno di un ripensamento. Perfetto. Non ci riguarda in questo momento a noi, però il mutamento climatico che ci rende la cosa delle acque ha dei problemi locali,
che sono per esempio quelli dell'orticoltura, che sono per esempio quelli della costruzione dei bacini, e quindi che sono già stati segnalati a livello locale, non a Bastoggi, perché se non a Bologna, non a Genova, chiaramente, però sono stati segnalati in tutti i posti dove ci sono centri medio-piccoli, c'è un rapporto più diretto con la Campania. Quindi sono problemi, sono a scala globale, ma sono anche a scala locale. Quindi uno a un certo punto dice, ma ci avete pensato anche a questo? Nel senso che, per esempio, avere un, sto parlando per esempio d'Estaggia, dico per dire, torniamo a un paese di 2.000-4.000 abitanti, avere un bacino in cui c'è l'acqua, e questo bacino per esempio è pubblico o è comune e non è privato, c'è una certa differenza, perché qua appunto tutti governi la tua emergenza idrica, nell'altro caso devi pagarla. Quindi anche su questo, insomma, ci sia un ragionamento sociale. Sì, ma anche Bastoggi potrebbe avere il suo serbatoio dell'acqua. È come l'autoproduzione energetica, la stessa cosa, no? Io ho i miei impianti, adesso non a Bastoggi, ma c'ho il mio impianto fotovoltaico e me ne sto tranquillo, quindi se c'è la crisi del Golfo, o la crisi della Venezuela, o la crisi dell'Ucraina, o la crisi della Russia, o la crisi di tutti, perché dovunque c'è petrolio c'è crisi, io ho il mio impianto fotovoltaico e, come si dice, sono fuori dai giochi. O perlomeno ho ridotto il rischio di dover fare i conti con questa gente, insomma, che so sempre loro, dovunque stiano, sono sempre gli stessi, come matrice morale ed etica, oltre che forse come gruppo economico di appartenenza, sono 6-7 quelli che gestiscono i fossili in tutto il mondo. Ok, quindi ci sono dei problemi che possono essere risolti anche a livello locale, e quindi anche questo ci aiuta. E noi facciamo l'ultima cosa per capire se ci abbiamo perso qualche pezzo. Ok, stop. Io ho concluso questa roba. Che ve ne sembra? Facciamo un giretto. Questa presentazione, questo ragionamento della strategia, vi sembra interessante come passaggio che stiamo cercando di fare? Rapido giro di ragionamenti. Vai. Gianfranco, ci sei? Dici le due parole. Lucia? Dai. Sì, anche Rita, sì. Certo, Rita. Sì, ci sono. Beh, certo, aspettate che cerco di aprire il video. Sì, no, dicevo, la mappa che abbiamo visto, il progetto che abbiamo visto, a me piaceva molto anche a livello grafico, soprattutto, anche se poi il mio giudizio lascia il tempo che trova, perché non sono un esperto, però oggettivamente... anche a livello proprio di impatto grafico, era veramente ben fatto. Speriamo che anche le nostre saranno, come dire, simili da quel punto di vista. Ok, grazie comunque. Erika, Alessandra e Gisella, che hanno fatto la parte grafica, saranno contente. Rita, volevi parlare? Sì, niente, volevo dire che quasi quasi è la parte più coinvolgente, diciamo, questa delle strategie, perché si vede mettere, insomma, si vede un obiettivo, ecco, come dire, e la parte grafica perfetta, io che sono un incapace, mi sembra, immagino che lo sia anche per quelli più capaci, questa visione favorevole della cosa, quindi diciamo che, insomma, la parte più bella, secondo me, del progetto, per ora. Poi vediamo. Okay. Va bene, ti ringrazio, questo ci fa piacere, insomma. Sicuramente una delle parti più delicate, perché poi la parte finale sarà l'individuazione degli interventi, quindi questa è un po' più quella di ragionamento, insomma, quindi di riflessione comune, insomma, è sicuramente delicata, ma anche interessante, come dici. Ci sono, qualcun altro ci vuole dire qualche cosa bella, anche non bella, insomma, sempre. Insomma. Lucia? Io, eccomi, concordo assolutamente con Rita, trovo molto interessante questo approccio delle strategie, anche perché penso che sia molto importante cercare di collegare il piccolo, il micro al macro, ecco, cioè cercare di riportare a un discorso più ampio quelle che possono essere le problematiche che il cittadino avverte come specifiche e quasi private, no? Cioè che riguardano solo lui, invece ampliare lo sguardo e prenderci conto insieme del fatto che
il singolo marciapiede è un problema molto più ampio e non è solo una questione di marciapiedi, per usare l'esempio che hai mantenuto sì. Tu, ecco, però penso che sia molto, molto importante, quindi bene, bene, interessante. Grazie. Bene, ci fa piacere, fa piacere. Ci sono altri interventi? Ok, molto interessante, ci dice Barbara. Secondo me permette anche di ampliare la legittimità delle problematiche sollevate, immagino che sia. Va bene, Barbara, grazie. Allora, io farei così. Vi mandiamo questo materiale, in modo tale che, insomma, lo guardate. Invece, per quanto riguarda la restituzione, ve la mandiamo una settimana prima dell'incontro, perché così la stiamo lavorando ancora. Mentre questo delle strategie in bozza è così. Quindi se avete poi delle riflessioni da fare, degli aggiustamenti, delle cose, ci mandate delle mail, insomma, o cerchiamo di far funzionare anche il coordinamento, in maniera tale che il coordinamento raccoglie se ci sono eventuali osservazioni e ce le trasferisce se ce l'avete. Se no, noi andiamo avanti per questa strada e ricordatevi che è un documento in bozza, nel senso che alcune parti vanno approfondite ancora, insomma, sulla storia AB, per esempio, ci sono ancora molte altre cose che dobbiamo mettere, insomma, alcune riflessioni dobbiamo ancora fare. Quindi sono le 17.52, riassumerei in 4 minuti quello che ci siamo detti oggi, allora, e poi ci salviamo, se volete. Allora, il primo punto, abbiamo fatto un rapido consuntivo di quello che è emerso nel primo incontro e nel primo e secondo incontro nei cinque aree territoriali dove abbiamo fatto anche il secondo. E abbiamo recuperato, questo ve lo dico per informazioni, c'erano 4 o 5 regioni che c'erano un po' di difficoltà, ai noi 2 per questioni proprio di salute dei coordinatori, insomma, per cui abbiamo avuto un po' di problemi, e altre invece per proprio difficoltà a trovare le persone. Quindi le abbiamo però risolte tutte, e ovviamente loro finiranno a settembre, perché ancora devono fare il primo incontro, quindi loro stanno un po' più indietro, ma non possiamo aspettarli, nel senso non possiamo bloccare il percorso degli altri. E quindi siamo contenti da questo punto di vista. E allora, cosa vorremmo fare adesso? Vorremmo fare un ragionamento, vedere se possiamo fare delle altre cose insieme, quindi vi abbiamo chiesto, coordinandoci con il vostro coordinatore, di darci delle disponibilità per delle riunioni di verifica e bilancio in altri orari, per capirsi, in maniera tale che noi possiamo aggiungere qualche cosa. Non sono obbligatorie, e quindi chi vuole, chi ha il tempo a disposizione, può partecipare, chi ha interesse, gli altri non sono sicuramente abbandonati. Vi manderemo una scheda di valutazione, di verifica, di presentazione di problematiche, che invece quella sarebbe bene che la facessero tutti gli attivatori. Poi, dopodiché, abbiamo ipotizzato che i cittadini, quindi no, gli attivatori, se vogliono, ovviamente ben venga, però anche i cittadini potrebbero essere mobilitati con questo, i cittadini partecipanti al laboratorio potrebbero essere attivati con le fotografie, gli attivatori se le vogliono fare, noi siamo molto contenti perché possono arricchire sulle problematiche e sulle potenzialità. E quando le facciamo fare queste foto, con calma, voi potete incominciarle a dire, però insomma scegliendo voi le modalità. Bene. E per quanto riguarda invece le relazioni, noi avremo bisogno, se tutte le vostre appunti, rimesse un po' in pulito per punti, se ce le avete, che ci arrivino, perché noi questo ci servono per integrare, come le foto, se volete fare delle foto voi direttamente, ci arrivano in modo tale che noi possiamo integrare quanto è stato fatto. Dopodiché abbiamo detto che con Roma noi ci dobbiamo vedere prima del 22 per definire le modalità con cui organizziamo il 22. Abbiamo detto che oggi abbiamo presentato rapidamente le strategie e il metodo, insomma, il percorso delle strategie che vi inviamo. Mentre per quanto riguarda la restituzione, vi arriverà una settimana prima dell'incontro, in maniera tale che possiate lavorarci sopra, ragionarci insieme, e in maniera tale che il momento della restituzione anche voi possiate interagire con un po' più di consapevolezza degli altri, perché gli altri li presentiamo lì, invece voi l'avete avuto una settimana prima. Mi sembra che sia tutto. Raniero, Erika, Gisella e Alessandra, ci sono altre cose? Anche Graziano, che non vedo. Insomma.
Comunque, se ci sono delle altre cose da aggiungere, le aggiungiamo, se no ci salutiamo. Direi che non ci siano altre cose in particolare, sottolineerei che ovviamente oggi, come ovvio che sia, è stato un passaggio del percorso che stiamo comunemente facendo, abbiamo messo altri elementi sul piatto, per cui ovviamente si arricchisce sia in termini di contenuti, di stimoli, ma anche di complessità, quindi ovviamente dobbiamo cercare tutti insieme di stare al passo, perché ovviamente man mano è un po' una specie di valanga che si aumenta dimensione, questa insomma, man mano che si muove arriverà ai piani con una massa significativa, ecco. Va bene, dai. Ok. Allora io vi saluto tutti quanti, come al solito è un gran piacere per me vedervi e sentirci anche se da remoto. Saluto Emma che ci sta accompagnando, e sempre, sono sempre molto gentili e affettuosi, e vi do un abbraccione a tutti. Saluti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Ciao.